Grazie, buongiorno. Sono Enzo Rosino, sono presidente della sezione penale del Tribunale di Mantova. Mi è stato chiesto di fare una breve introduzione, che sarà ancora più breve visto che siamo leggermente in ritardo rispetto ai tempi, alla sessione penale che sarà poi coordinata dalla dottoressa Emanuele Fasolato e dai colleghi dottor Fontano, dottor Mappelli e dottoressa Mazzens. Comincerò col dire che la previsione di una sessione dedicata agli aspetti di diritto penale da parte degli organizzatori del convegno è stata, a mio avviso, una scelta azzeccata e di grande attualità, poiché in uno scenario di accresciuta rilevanza della crisi di impresa dovuta alla situazione generale, industriale ed economica che tutti conosciamo del Paese, non ancora risolta e forse con la quale per lungo tempo occorre convivere, è evidente che anche il diritto penale acquista inevitabilmente uno spazio che prima non aveva in questo settore e deve porsi a presidio di ogni possibile abuso o distorsione. Vorrei partire con un esempio un po' forte, se vogliamo, che esce un po' dal tema, ma per capire anche quali sono gli interessi in gioco. Una recente sentenza della sesta sezione penale della Corte di Cassazione, 4814 del 19 giugno 2018, confermando sul punto le sentenze rispettivamente di primo grado e di grado di appello, ha stabilito in maniera ormai irrevocabile che in Mantova è stata operante una sottosezione di una cosca andranghentista, con autonomia decisionale ed operativa rispetto alla cosca madre, volta a strangolare la libertà economica di imprese nel settore edile che cadevano nelle attenzioni criminali degli associati. Lo cito perché tra i concorrenti nel reato vi era una figura particolare proprio prevista, che era il liquidatore, cioè un soggetto dotato di competenze che già faceva questo mestiere, chiamiamolo così, arruolato dalla cosca e la cui missione era quello di portare le imprese attenzionate alla liquidazione, non parliamo ovviamente di liquidazione nell'ambito di procedure concorsuali, ma acquisendone le quote e spolpandole a beneficio della cosca, con il contorno ovviamente di reati estorsivi di questo genere. L'esempio, come ho detto, estremo, ma è indicativo di come intorno alla crisi di impresa, qui si parlava di imprese edili, imprese che hanno conosciuto in questi anni crisi anche violente, si muovono rilevanti interessi economici che possono ovviamente coagulare interessi illeciti e di natura delinquenziale. Venendo a noi, io credo si possa dire che lo statuto penale della liquidazione, intendendo la liquidazione prevista nell'ambito delle leggi in materia di procedure concorsuali e che abbiamo appena sentito sarà allargata ad una platea di soggetti più ampia di quella prevista oggi, almeno secondo lo schema di decreto legislativo che sta per essere passato alle Camere. Dicevo, lo statuto penale della liquidazione, che anche per queste ragioni non è più ormai o è sempre più raramente una mera vendita degli asset per soddisfare i creditori principali, non è più il vecchio schema per cui il fallimento serviva solo poi a vendere dei beni senza alcuna valutazione degli eventuali interessi produttivi,
oggi non risponde più a quello schema, ma risponde spesso allo schema di vedere che cosa può essere salvato di un processo produttivo, che cosa può essere salvato di asset che appartengono a un territorio, che appartengono diciamo alla nostra tradizione industriale. E questo statuto si muove, io ritengo, su due direttrici principali. La prima è quella delle figure pubbliche o di rilievo pubblicistico che si muovono all'interno delle procedure concorsuali. Qui abbiamo il curatore fallimentare, abbiamo il liquidatore del concordato preventivo, il commissario giudiziale e le figure previste in questo ambito, nonché i collaboratori di cui naturalmente si avvalgono. E per questi soggetti la tutela penale è costituita essenzialmente dal catalogo dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si tratta di reati quali il peculato, l'abuso d'ufficio, la corruzione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, per esemplificare. Si deve quindi comprendere se e in quale misura questi reati, queste fattispecie penali che nascono non pensando a questo settore, questo bisogna dircelo, insomma, nascono pensando alla figura del funzionario, dell'impiegato pubblico, come si pongano viceversa nella liquidazione d'impresa di cui stiamo parlando e come si possano configurare anche il concorso eventuale del soggetto estraneo alla qualifica nel reato. La seconda direttrice della tutela penale, io ritengo, cioè va individuata nei soggetti che invece sono estranei alla procedura di liquidazione, ma che naturalmente ne possono condizionare il libero svolgimento e intromettendosi in maniera illecita nella stessa, più o meno pesantemente, per condizionarne gli esiti allo scopo di alterare a proprio altrui profitto la libertà di azione imprenditoriale ed economica, quindi la libertà di aggiudicare, la libertà di dare a quei beni una destinazione economica secondo i principi del libero mercato e della concorrenza. Su questo versante si collocano fattispecie penali variamente distribuite nel codice e quindi è uno statuto che va individuato guardando qua e là nelle norme e queste norme sono varie, vi sono le norme in materia di turbata libertà degli incanti, vi sono fattispecie comuni del codice penale come le estorsioni. Vi possono essere norme di recente introduzione come il traffico di influenze illecite introdotto dalla quella che chiamiamo comunemente come la legge Severino e vi è ancora la corruzione, questa volta sul versante del corruttore, perché la corruzione richiede sempre due soggetti, richiede un corrotto ma richiede anche un corruttore. Sullo sfondo, lo cito per ultimo, ma non perché sia l'ultimo, anzi, vi è il reato di riciclaggio, poiché è indubbio che la liquidazione di impresa, come abbiamo visto prima con l'esempio che ho citato, attiri capitali illeciti, che debbono ovviamente trovare impieghi presentabili per poter essere riciclarsi appunto e diventare apparentemente leciti. Ed è sul fronte del riciclaggio, io credo che dovranno essere affinati gli strumenti di indagine, ma prima ancora gli strumenti amministrativi, in parte introdotti dal legislatore di questi anni, i limiti alla circolazione dei capitali, una serie di cose che sono state introdotte, ovviamente limiti nel senso qualora non nominativi e non identificabili. E dovranno essere ricercate le soluzioni anche interpretative più appropriate per il contrasto alla criminalità di più elevato spessore, perché vi può essere la piccola turbativa d'asta, ma vi può essere anche l'attenzione per fallimenti o procedure concorsuali di imprese di rilevanti
dimensioni. Ecco, così delineato quello che mi sembra essere il quadro generale, non mi resta che lasciare, fatta questa breve introduzione, la parola ai relatori presenti a questo tavolo, che coordinati dalla collega Manuela Fasolato affronteranno le singole tematiche previste dal programma. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, un ringraziamento a tutti, in primo luogo a Laura, che ha avuto l'intelligenza e la lungimiranza di introdurre ormai da 3 anni a questa parte una sessione penale, perché quello che è fondamentale è un approccio interdisciplinare di questi argomenti. E un ringraziamento ovviamente ai 3 consigli dell'ordine, avvocati, commercialisti e notai, e a tutto il comitato organizzatore. Anch'io corro perché abbiamo preso dei tempi un po', diciamo, inizialmente ci siamo spostati e dopo di noi ce n'è un'altra di sessione. Enzo mi ha agevolato il compito nel stabilire quelli che sono i filoni conduttori, quindi ci sono 2 aspetti. Abbiamo pensato con i relatori, che sono i colleghi che conoscete perché sono già venuti oltretutto in altre sessioni, che sono, io li dico adesso in ordine del loro intervento. Da prima c'è Emanuela Massenza, che è procuratore aggiunto alla Procura di Monza, poi parlerà il dottor Walter Mappelli, che è procuratore a Bergamo, e poi il dottor Roberto Fontana, che attualmente è sostituto a Milano. Abbiamo pensato ad un taglio pratico, tenendo conto del pubblico, tenendo conto di chi normalmente è interessato a questo tipo di convegni, e quindi di vedere i cosiddetti reati della liquidazione. Ed è un proseguimento logico rispetto alle prime 2 sessioni che abbiamo avuto, cioè quella del ruolo del pubblico ministero in tutta la fase fallimentare e prefallimentare, quello della par condicio, e adesso sostanzialmente tutto quello che può accadere che possa avere una rilevanza penale nella fase della liquidazione, visto da entrambi i lati, cioè sia quello che può accadere nei riguardi del soggetto che praticamente è esterno alla procedura e si inserisce con dei comportamenti che nuociono alla trasparenza, alla regolarità e alla legalità, sia di comportamenti ovviamente degli ausiliari del giudice nelle procedure. Questi sono i 2 aspetti, e per giunta all'interno di questi altri 2 filoni, che sono quelli di vedere sia quali sono praticamente gli allarmi che un professionista o un soggetto che si occupa della procedura, o anche solo un soggetto che è dentro la procedura, deve stare attento per evitare di essere intrappolato in comportamenti che hanno rilevanza penale, e dall'altra parte anche, diciamo, sostanzialmente che cosa non si deve fare per cadere in comportamenti di rilevanza penale. I reati principali sono quelli che ha già detto Enzo, e sono sostanzialmente l'abuso d'ufficio, la corruzione, comportamenti sostanzialmente contrari alle direttive impartite dal magistrato in via generale, dal tribunale, e che hanno il compito di favorire ad esempio determinati soggetti o danneggiarne altri. Pensiamo anche all'ipotesi della mancata astensione, ad esempio, di fronte a un interesse proprio di un prossimo congiunto, o la violazione di obblighi di segretezza, varie forme di turbativa. Sappiamo sempre, diciamo, nelle varie fasi, ad esempio, in cui si procede alla vendita di un bene, che ci possono essere degli elementi con cui si cerca, ad esempio, di rialzare, faccio un esempio, il prezzo di un bene che altrimenti va deprezzato. Recentemente la Cassazione ha anche individuato come pacifici comportamenti di turbativa d'asta il fatto che si cerchi, ad esempio, da parte di determinati creditori, che possono essere anche istituti di credito, di far intervenire delle offerte che non sono in realtà
reali da parte magari di agenzie immobiliari volte ad alzare il prezzo per poter influire sul prezzo dell'aggiudicazione. Comportamenti, d'altra parte, poi abbiamo visto di riciclaggio, di autoriciclaggio, e le cronache sono piene di sentenze anche recenti, di condanne anche per casi diciamo eclatanti che hanno interessato l'opinione pubblica, di imprenditori che pianificano il fallimento della propria attività, lo pianificano per tempo per poter poi godere anche dei beni che hanno, sono stati distratti. E c'è il confine sottile con quello che può essere l'autoriciclaggio, invece la semplice consumazione di un reato tipico di bancarotta. I colleghi che da tempo si occupano di questa materia tratteranno, partendo da Manuela Massenz, ad esempio partendo proprio dai comportamenti penalmente rilevanti degli ausiliari del giudice sull'abuso d'ufficio e sulla turbativa d'asta. Io direi, visto che il tempo è poco, ma è utile che si possa anche dialogare su più argomenti, partire subito, scusate se accelero in questa maniera un po' brutale, ma perché so che hanno un sacco di argomenti per poter dare più volte la parola. Manuela, se puoi partire tu. Grazie e grazie per questo invito. Spero di essere all'altezza del compito. Mi è stato chiesto di dare un taglio più pratico possibile, quindi eviterei l'esposizione teorica delle varie norme penali. Passerei direttamente, anche se il tema principale sembra quello della corruzione, a quello invece dell'abuso d'ufficio, semplicemente perché penso che sia più facile incorrere nell'abuso d'ufficio, nella idea magari di avere una condotta quasi corretta, che non incappare nella corruzione senza rendersene conto. Quindi il professionista che prende i soldi per fare un atto contrario sa benissimo in quel momento di stare commettendo una corruzione. Non credo che sia necessario fare casi pratici. Mentre rispetto all'abuso ci sono una serie di comportamenti che sono al limite e che possono rientrare in questa fattispecie di reato, che peraltro indica una serie di condotte che a fronte di un corrispettivo poi diventano corruzione. Innanzitutto va detto che tutti gli ausiliari del giudice nelle procedure concorsuali, nelle esecuzioni, cioè dal curatore, il custode dell'immobile pignorato, il delegato per la vendita, il commissario nominato in fase di concordato, sono pubblici ufficiali e sono promanazione dei poteri del giudice. Questo credo sia molto importante evidenziarlo, perché il professionista che è abituato a logiche sue, a logiche privatistiche nello svolgimento della sua attività di commercialista, di avvocato, deve mettersi in una logica totalmente diversa, che è quella: io sono come se fossi il giudice, quindi devo ragionare sempre in termini di interesse della procedura e di perseguimento di un fine pubblicistico che prescinde sempre dall'interesse dei soggetti privati. Partendo da questo spunto possiamo poi configurare tutte quelle che possono essere violazioni che possono assumere rilievo penale. La norma di cui è l'articolo 323, che disciplina l'abuso d'ufficio, parla di violazioni di leggi o di regolamento. Non rientra formalmente in questa nozione di legge o regolamento la violazione di, per esempio, delle indicazioni che il giudice può aver dato sulla singola procedura o di regole generali che un singolo tribunale si dà nel trasmettere protocolli operativi ai suoi curatori. Tuttavia va detto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, tutte quelle violazioni che, pur non rientrando in una violazione di legge o di regolamento, ma che comportano un esercizio del potere sviato rispetto al fine che deve essere perseguito e che quindi
configurano una violazione dell'articolo 97 della Costituzione rientrano ancora nella nozione di violazione di legge e quindi possono configurare l'abuso d'ufficio. Quindi abbiamo tutta una scala, diciamo, di regole che il coadiutore del giudice, l'ausiliario del giudice ha e conosce e che devono essere esercitate per un fine che non può essere un fine di interesse nei confronti di se stesso, perseguire un interesse proprio o un interesse di un prossimo congiunto. Naturalmente la norma si completa con un evento che è quello del vantaggio patrimoniale a favore di un soggetto o di un danno nei confronti di un altro, e quindi non tutte le violazioni di queste norme configurano abuso d'ufficio. Deve esserci questo effetto del vantaggio patrimoniale. La norma peraltro configura anche un'ipotesi particolare di violazione che costruisce in modo autonomo, che è quella della violazione dell'omessa astensione a fronte di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. Questa dizione è molto importante perché, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, questo obbligo di astensione non è un obbligo di astensione che deve essere disciplinato da norme speciali. Non siamo cioè di fronte a quella che si dice comunemente essere una norma penale in bianco, cioè non commetti il reato se violi l'obbligo di astensione che è previsto dalla tua disciplina personale specifica o per esempio da una norma regolamentare. Violi l'obbligo di astensione tutte le volte in cui ravvisi questo interesse tuo o di un prossimo congiunto e eviti di segnalarlo. Poi l'obbligo di astensione si concretizza nella segnalazione della situazione di potenziale conflitto, quindi è molto importante che questa segnalazione avvenga. Sarà poi il giudice che ha dato l'incarico al professionista a dover valutare se in concreto sia necessario sostituire il professionista o creare una situazione che possa in concreto non creare forme comunque di privilegio o di interesse specifico di un soggetto che va quindi al di là di quello che è l'interesse dell'intera procedura. L'altro aspetto che credo debba essere evidenziato rispetto all'abuso è quello della violazione dell'obbligo di segretezza. Ci sono atti che sono segreti per loro natura e che quindi la violazione dell'obbligo di segretezza può configurare anche una violazione del segreto d'ufficio. Ci sono atti che sono segreti in modo fisiologico. Per esempio, per come vengono costruite oggi le vendite all'incanto, senza incanto, dei beni, la violazione per come sono strutturate oggi, diciamo, si cerca di far arrivare al momento della vendita gli interessati privi di alcuna conoscenza su quello che è il contesto complessivo. Cioè io vado alla vendita, ma le strutture cercano di impedire che io sappia chi altri è interessato alla vendita, quando ci sono i rialzi, che rialzi eventualmente, che offerte vengono fatte. Questa struttura della vendita con incanto o senza incanto impone al professionista, che è l'unico depositario di questo tipo di informazioni, di non svelarle, perché fa parte delle modalità con le quali la vendita viene fatta quello di non divulgare le informazioni per impedire un'alterazione concreta della gara. Questo tipo di attività costituisce, a mio parere, quello sviamento del potere di cui parlavo prima, cioè quella violazione del principio di trasparenza e di imparzialità della pubblica amministrazione che può configurare abuso d'ufficio in presenza di una in qualche modo posizione che è finalizzata ad avvantaggiare qualcuno. Va detto anche che
la giurisprudenza ci dice che non è necessario che ci sia un vero e proprio rapporto collusivo tra il pubblico ufficiale che con un atto contrario arreca il vantaggio patrimoniale e il soggetto che in concreto consegue il vantaggio patrimoniale, o meglio, non è necessaria la prova di questo rapporto collusivo per poter configurare il reato. Sui soggetti abbiamo pensato di interloquire reciprocamente proprio per rendere anche un po' più leggera l'esposizione. Sui soggetti va detto qualcosa sul liquidatore. E ci dice qualcosa Walter, se va bene, perché l'abbiamo discusso un po'. Sì, ringrazio Manuela dell'invito. Vorrei prima precisare una questione che credo debba essere chiara a tutti. Lo statuto penale del coadiutore del giudice non è fissato soltanto dalle norme della legge fallimentare, quindi dal 216 al 238, anzi in prevalenza si trova fuori. Dopodiché, rispetto al profilo di abuso, dovete tener conto che i parametri di riferimento sono l'articolo 323 del codice penale e l'articolo 228 della legge fallimentare, che si pongono tendenzialmente in un rapporto di specialità. Cioè lo stesso 228 dice, salvo che il fatto non sia già inglobato l'articolo 323, opera questa norma penale. Questo che cosa determina? Un allargamento a dismisura delle responsabilità del pubblico ufficiale che si occupa sostanzialmente delle liquidazioni. Perché oltre a poter essere chiamato a rispondere per la violazione del 323, laddove quel comportamento non sia inquadrabile in quella norma, rimane sempre come norma, tra virgolette, di riserva o potenzialmente di riserva, il 228 della legge fallimentare. A volte questi fatti si traducono, per esempio, per individuare un comportamento che potrebbe identificare l'interesse privato del curatore. Cito un esempio: a me è capitato di vedere che il curatore del fallimento, non era un curatore, un amministratore straordinario di una grande impresa in crisi, però l'amministratore straordinario dell'impresa avvocato, dell'impresa A, aveva la possibilità ovviamente di dare dei mandati legali per intraprendere azioni giudiziarie. Le dava all'amministratore giudiziario dell'impresa B, a sua volta avvocato. L'amministratore giudiziario dell'impresa B, per le cause della propria impresa, dava il mandato all'amministratore giudiziario dell'impresa A. Allora voi vi rendete conto che questo, come dire, intreccio è un intreccio che dà di per sé, voglio dire, è sospetto, no? Perché dice, ma voglio dire, cioè, fermo restando il diritto dell'amministratore giudiziario a scegliersi come fiduciario, come avvocato, quello che ritiene meglio per la singola causa, è chiaro che un intreccio di questo tipo, vedere tutte le azioni legali gestite da un avvocato, dall'avvocato amministratore giudiziario dell'impresa B per l'impresa A e viceversa, desta sospetto. Orbene, nel caso di specie la vicenda era molto più facile, perché A e B, siccome il valore delle cause erano diverse, facevano sostanzialmente una compensazione reciproca attraverso falte fatture. Cioè, se io ti avevo dato una causa che valeva 150, mi restituivi, e tu ne avevi dato una che mi dava 100, mi restituivi 50. Ma anche volendo prescindere da questa vicenda, questo fatto specifico che individua un profilo di corruzione, già il solo fatto dell'intreccio potrebbe determinare tranquillamente un'accusa per interesse privato. Perché se non ci fosse la compensazione, come invece nella fattispecie ci stava, ma le cause non fossero giustificate attraverso un'analisi specifica da una reale competenza tecnica per cui dovevo darlo al legale A e non a un altro, beh, insomma, un interesse privato sarebbe ovviamente evidente nella vicenda. Quindi questo per dirvi come una serie di comportamenti che sono contrastanti con il devere di indipendenza ed autonomia e di, come dire, di corretta, di imparzialità nella gestione delle procedure di liquidazione, può dare origine sostanzialmente a responsabilità penali. Per quanto concerne, e vengo al punto della questione, il liquidatore giudiziale, quello che credo abbia detto, credo che debba essere detto è essenzialmente questo. La disciplina penale applicabile al liquidatore giudiziale varia in funzione dell'inquadramento della figura del liquidatore giudiziale stesso.
Il liquidatore giudiziale noi potrebbe essere un liquidatore societario, potrebbe essere un mandatario del debitore o del creditore, potrebbe essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Se noi diciamo che un pubblico ufficiale, un liquidatore societario o un mandatario del debitore o del creditore, ovviamente, una volta fatta questa diversificazione, la disciplina penale è diversa. Perché se fosse un pubblico ufficiale gli applicheremmo le norme relative ai reati contro la pubblica amministrazione, se fosse invece un privato, chiaro che il campo dei delitti a lui riconducibili sarebbe ovviamente molto diverso. Lo stato dell'arte in questo momento rispetto al liquidatore, non soltanto, attenzione, cambierebbe la disciplina penale, ma come credo abbiate già visto nella sessione di ieri, cambia anche tutto il profilo della responsabilità civile per il cattivo adempimento dell'obbligo di liquidazione oppure per la cattiva esecuzione sostanzialmente del mandato a liquidare. Allora, lo stato dell'arte in tema è il seguente. Certamente la giurisprudenza, con una decisione del 2010 a Sezioni Unite, ha escluso che il liquidatore giudiziale possa essere un liquidatore in senso proprio. E lo ha deciso, dice, in forza di una sentenza che invece aveva condannato il liquidatore giudiziale, ritenendo che fosse sostanzialmente un liquidatore societario, quindi applicandogli la disciplina della bancarotta per distrazione. Che cosa aveva fatto in quel caso? Il liquidatore aveva rastrellato i crediti che dovevano essere rastrellato i crediti nei confronti dell'impresa in concordato a valore vile. Dopodiché, siccome la liquidazione era, come dire, in bonus, era importante, li aveva sostanzialmente pagati al valore nominale. Da qui un'imputazione, appunto, identificandolo come un liquidatore societario, di bancarotta per distrazione per il differenziale. La Cassazione ha detto inizialmente che no, il Tribunale e la Corte d'Appello hanno detto che in questo caso il liquidatore giudiziale era assimilabile al liquidatore societario perché tutti e due svolgono la stessa funzione, devono liquidare un patrimonio. E dicendo anche che sostanzialmente la disciplina del 236 è una disciplina frammentaria e che quindi ci stava bene per evitare che i comportamenti penalmente rilevanti fossero sforniti di tutela specifica, ha detto che sostanzialmente poteva essere un liquidatore societario. La Cassazione invece è stata, siccome c'è un contrasto di interpretazioni, a Sezioni Unite ha detto che non è mai possibile identificare il liquidatore giudiziale come un liquidatore societario, perché il liquidatore societario ha una propria disciplina perché ha un rapporto organico con la società. Il liquidatore invece giudiziale è un soggetto terzo che agisce sostanzialmente nell'ambito di una procedura vigilata e controllata dal giudice che ha regole e modalità assolutamente diverse rispetto a quelle della liquidazione societaria in bonis. Dopodiché ha anche detto che a equiparare il liquidatore societario al liquidatore giudiziale sarebbe una grave deformazione del diritto, perché l'imprenditore individuale che va in concordato si troverebbe poi ad avere sostanzialmente il liquidatore potrebbe essere liquidatore di una società anche rispetto a un concordato dove chi ha fatto il concordato è un imprenditore individuale. Quindi voi vi rendete conto che avremmo un liquidatore societario rispetto a un concordato di un'impresa individuale. Quindi anche sotto questo profilo è ritenuto inammissibile. Quindi l'unico dato certo al momento rispetto a questa problematica, che è fondamentale per vedere l'applicabilità dei delitti, è che certamente il liquidatore giudiziario non può mai essere equiparato a un liquidatore societario. Dopodiché, nella scelta tra il liquidatore giudiziario è un privato o un pubblico ufficiale, la questione è aperta, diciamo così. In realtà la Cassazione si è già pronunciata dicendo che il liquidatore giudiziario non è un pubblico ufficiale, tranne una prima vecchia sentenza. Però voglio dire, la più recente, diciamo così, giurisprudenza, non siamo ancora a Sezioni Unite, quindi la questione, ribadisco, è aperta, però l'argomento tranchant è che nell'articolo 182, mi pare che quello che disciplina le funzioni del liquidatore, c'è il riferimento a tutta una serie di articoli della legge fallimentare, articoli 28, poi per quanto riguarda l'esecuzione da 104 a 108 e quant'altro, ma non c'è il riferimento specifico all'articolo 30, che è quello che dice che il curatore è un pubblico ufficiale. Allora, come dire, in base al noto brocardo, insomma, dove la legge vuole, dice, altrimenti se non dice bisogna interpretarlo diversamente. Ovviamente la Cassazione ha detto il liquidatore giudiziario
non è un pubblico ufficiale. La questione però è aperta perché comunque la disciplina della liquidazione giudiziale in concordato è una disciplina controllata e sostanzialmente sotto la, come dire, regolamentazione del giudice. Quindi diciamo che vedremo nel prossimo futuro. Non so se la nuova legge delega ha previsto qualche nuova valutazione in merito. Roberto, di fare un accenno a questa cosa. Dico solo, giusto perché il compito è anche quello di dare delle indicazioni, diciamo, per potersi orientare, perché la cosa che crea disagio negli operatori è la confusione e la mancanza di certezza del diritto. Quindi per potersi orientare, per far sì che un comportamento che uno tiene nell'ambito del proprio lavoro non sia in un certo senso fermato, bloccato nelle iniziative utili che si può fare per risollevare l'impresa in crisi con la paura di incorrere in un comportamento penalmente rilevante. Cioè occorre attenzione, ma occorre anche evitare di ingessarsi. Sappiamo che un criterio che ormai viene seguito dalla Cassazione in parecchie pronunce e che sono state anche di recente ricordate sono intervenute ad esempio in tema di turbativa d'asta, di cui adesso chiedo a Roberto che parli ad esempio della figura del liquidatore nella problematica anche della turbativa d'asta, sono quelle di valutare il singolo comportamento o comunque la singola operazione che viene fatta, ad esempio nell'interesse di un soggetto che insegue giustamente ovviamente cerca di rinforzare il proprio patrimonio, è quello di considerare che l'autonomia privata ha un limite ed è il limite dell'utilità sociale, cioè il 41 secondo comma della Costituzione spesso viene richiamato in queste pronunce della Cassazione proprio di carattere penale nel cercare di inquadrare una determinata operazione per vedere quando ha superato il limite della liceità nella ricerca del profitto nell'ambito dell'autonomia privata. Quindi con il faro sostanzialmente della Corte Costituzionale e il faro di quello che è l'orientamento del 41 del secondo comma, con i limiti indicati, si può interpretare quello che è lecito fare nel ricercare il proprio interesse. Quindi chiedo a Roberto di inserirsi. Mi inserisco con riferimento specifico al liquidatore e al concordato, poi magari ritorno un po' più organicamente sul tema della turbativa d'asta. Allora, questa discussione su se il liquidatore giudiziale è o non è pubblico ufficiale, ovviamente non è che abbia una rilevanza meramente nominalistica, ha una ricaduta rispetto ai reati che si possono contestargli. È evidente che se non è pubblico ufficiale e l'orientamento più recente, ma ormai mi pare consolidato, della Cassazione va in questo senso, benché ci fossero pronunce degli anni 90 che andavano in altra direzione, però era anche vero che erano pronunce in un contesto normativo che per quanto riguarda il concordato normativo il concordato preventivo era un po' diverso, perché anche oggi è una procedura giudiziaria, ma allora era più marcatamente giudiziaria di oggi. Però quindi se il liquidatore giudiziale non è pubblico ufficiale, ad esempio non gli si può contestare il reato di abuso in atti d'ufficio di corruzione di cui si stava parlando prima. Però, e questo è il reato del 353, che è turbativa libertà degli incanti, e poi mi riservo dopo di delineare e tratteggiare alcuni confini della fattispecie, è invece applicabile al liquidatore giudiziale, perché quel reato non è un reato proprio del pubblico ufficiale, perché ne risponde chiunque con la propria condotta determina un turbamento dell'asta, e il soggetto pubblico con riferimento al quale è prevista una aggravante speciale del comma 2 è identificato come la persona
preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alla licitazione suddette. Quindi preposta è una nozione più ampia e che è così incentrata sulla funzione di comunque svolgimento di una procedura di gara, poi vedremo cosa si intende per gara, però è pacificamente applicabile anche al liquidatore giudiziario. Quindi nella prospettiva specifica della turbativa d'asta è indifferente tutta la discussione se il liquidatore giudiziale, quindi in quella prospettiva penalistica, che si tratti di curatore, che si tratti di commissario o che si tratti di liquidatore giudiziale, non vi è alcuna differenza. Certo, vogliamo anche ritornare sul, diciamo, di nuovo a Manuela, che tratterà sempre l'aspetto poi anche di, delle persone estranee alla procedura, perché se non so come vi siete suddivisi gli argomenti, so, diciamo, in linea di massima che poi anche Walter riparlerà anche del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, però chiedo a Manuela di riprendere il discorso in relazione poi anche alla questione degli obblighi, ad esempio, di segretezza che aveva accennato, sì. Perché è un aspetto in cui è abbastanza scivolosa questa cosa, perché da un lato si cerca di incentivare ovviamente la partecipazione per il fatto che deve avere una riuscita tutta l'attività che si pone in essere, dall'altro c'è anche il fatto di dover cercare di filtrare quelle che sono le notizie utili senza comunque dare delle notizie che possono privilegiare alcuni rispetto ad altri. Ci sono anche in questo caso delle pronunce della Cassazione che hanno individuato dei comportamenti di rilievo penale quando possa esserci una sorta di mercimonio di quello che possono essere delle informazioni privilegiate. Certo, sì, sì. Mi rendo conto che il problema che si pone è un problema molto delicato, perché nel momento in cui per la vendita di un bene viene fatta una pubblicità, la pubblicità contiene sicuramente una serie di informazioni, ne contiene il più possibile, ma c'è tutto un contesto che potrebbe essere oggetto di interlocuzione con il soggetto delegato alla vendita, sia esso un curatore, sia esso un delegato nelle procedure esecutive immobiliari, che il pubblico ufficiale deve, rispetto alle quali il pubblico ufficiale si deve porre il problema di come esternare queste informazioni. Non è semplice, ci sono anche situazioni nelle quali un'informazione può essere davvero decisiva rispetto al soggetto che vuole o non vuole, che decide o decide di non partecipare a un'asta. Esempio banalissimo: 3 giorni prima dell'asta interviene un'ordinanza di rilascio per morosità dell'occupante dell'immobile. Questa è un'informazione che potrebbe essere non essere stata resa pubblica perché avvenuta successivamente alla pubblicità, ma che certamente può determinare gli interessati all'acquisto, alla partecipazione e anche ovviamente influire sul prezzo. Ecco, questa informazione, che peraltro in sede d'asta secondo me deve poter essere data a tutti i partecipanti, può anche essere data nelle fasi precedenti a chi chiede informazioni. Non è certamente un'informazione segreta. Quello che è importante è che questo tipo di informazioni siano accessibili a tutti i soggetti che in qualche modo si attivino per averle. Quello che è capitato in un caso era proprio invece la difformità delle informazioni che vengono date ai soggetti. In quel caso si trattava di un fatto poi che è stato contestato come corruzione perché aveva un corrispettivo. Il curatore si impegnava nei confronti di un interessato all'acquisto a liberare al più presto l'immobile dagli occupanti e si impegnava anche a tenere lontani gli altri interessati alla vendita con varie modalità. Una di queste, banale, era l'immobile occupato e gli occupanti, chissà quando riusciremo a mandarli via. Un'altra, anche un pochino più artificiosa, era quella di far sapere a un interessato, un importante interessato all'acquisto, che all'asta non ci sarebbero state offerte, in modo da
spingerlo a non presentare la sua offerta per partecipare poi a quella successiva con il ribasso e in questo modo escluderlo dalla partecipazione. È chiaro che è evidente che questi sono casi in cui, in questo caso c'era anche un corrispettivo e quindi è stata contestata una corruzione, ma sicuramente si altera il buon andamento della vendita se le informazioni sono informazioni disparate. Certamente io non posso dire a qualcuno ci sono tanti partecipanti e un altro non c'è nessuno, verrai la prossima volta. Non è nell'interesse della procedura spingere le persone a partecipare all'asta successiva del ribasso. Una serie di informazioni di contorno devono poter essere esternabili, ma è necessario che il pubblico ufficiale si ponga il problema di come essere a disposizione di tutti, anche attraverso i suoi collaboratori, perché poi c'è quello che riesce a parlare direttamente con il curatore, c'è quello che parla solo con la segretaria non sa niente, il curatore invece magari si spende un po' di più. Altre forme diciamo turbativa di questa, del buon andamento di una gara, sono quelle che in qualche modo aiutano invece gli esterni a turbare la gara. Forse di questo parlerà Roberto, però faccio solo questo accenno: chi vende un immobile normalmente in alcuni tribunali è data indicazione al curatore o al delegato di accompagnare all'immobile gli interessati alla vendita in momenti separati, quindi di accompagnarli uno alla volta. Sì. I pullman non fanno bene al buon andamento della gara. Qui mi fermo perché magari Roberto vuol dire qualcosa. Sì, Roberto si inserisce adesso con un argomento e poi chiedo, visto che purtroppo scontiamo in poco tempo, chiedo anche poi di coordinarsi per parlare dei passaggi successivi. Volevo che parlassi della questione della turbativa in relazione a questa cosa. Perfetto. In primo luogo, allora, non dando troppo per scontato queste norme, perché mentre tutti chi si occupa di rito concorsuale conosce gli articoli dal 216 in poi della legge fallimentare, queste norme magari sono meno conosciute. Qui la norma di riferimento è l'articolo 353 del codice penale, turbata libertà degli incanti. Se qualcuno lo legge, alla lettera può risultare fuorviante, perché può pensare che non c'entri nulla con le vendite, diciamo, fallimentari o nell'ambito dei concordati, perché la norma parla di gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private. Quindi, soprattutto dopo la riforma del 2006, che si parla di procedure competitive, quindi c'è una tendenziale deformalizzazione delle procedure di vendita, si potrebbe pensare che quella realtà oggi è fuori dal 353 del codice penale. Così non è. Questa è una norma ovviamente pensata soprattutto con riferimento alla pubblica amministrazione, ma anche con riferimento alla pubblica amministrazione, in riferimento ai pubblici incanti e alle licitazioni private, che era mutuato dalla legge sulla contabilità dello Stato, è pacificamente nella giurisprudenza superato, perché questo è un riferimento a come era storicamente la disciplina nell'ambito della legislazione pubblicistica, e è invece pacifico, ormai non sto qui a fare tutti i passaggi argomentativi perché qui il tempo non c'è, che ci si riferisce a qualunque forma di ricerca del contraente da parte della pubblica amministrazione che sia incentrata sulla libera concorrenza. Cioè, quindi la giurisprudenza, e peraltro dal 2006 le procedure di vendita si distinguono in procedure aperte, ristrette, negoziali e via dicendo, ma tutte pacificamente si applica il 353, escludendosi solo quelle forme minimali residuali proprio di negoziazione diretta, nel senso che si va a
l'economo va a fare l'acquisto al negozio sotto l'ufficio. Ogni qualvolta, e questa è la razza della norma, c'è una forma anche non necessariamente di procedimentalizzazione in senso stretto, ma c'è una forma di sollecitazione al mercato perché si esplichi una libera concorrenza, si è per la giurisprudenza, magari c'è qualche autore un po' critico sul profilo della tipicità, però per la giurisprudenza è pacifico che si rientra nel focus del 353. Le condotte, e questo è il primo punto fondamentale, si parla ed è pacifico che le vendite, d'altro canto che le vendite nell'ambito concorsuale, trattandosi non comunque di vendite privatistiche ma di vendite in natura coattiva, perché comunque si collocano dentro l'orizzonte di una procedura giudiziale, per quanto più o meno attenuata la presenza dell'autorità giudiziaria, però la cornice è quella di una procedura giudiziale perché hanno carattere coattivo, si applica il 353. Per quanto riguarda poi arrivo alla casistica, però mi reputavo opportuno perché non è una norma con cui il curatore o il liquidatore si confronta quotidianamente. Per quanto riguarda le condotte, la norma parla di chiunque con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti e licitazione privata. Quindi le fattispecie sono molto ampie. Allora, qui per schematizzare, con riferimento alle procedure giudiziali, alle procedure di quelle di cui stiamo parlando, sono due poli. Sono le condotte poste in essere dai soggetti, diciamo, partecipanti, quindi non il preposto, e poi c'è l'ipotesi in cui in queste condotte sia coinvolto direttamente il preposto, cioè il curatore o il liquidatore. Allora, con riferimento ai partecipanti, diciamo che conosciamo una fenomenologia amplissima, no? Tutte le prassi virtuose in materia di esecuzioni erano nate come risposta a quei cartelli che venivano chiamati, almeno a Milano, a Monza, Compagnia della Morte, che praticamente erano dei personaggi che di fatto monopolizzavano l'ambito delle vendite giudiziarie, perché avevano in qualche modo la capacità di tenere lontano dalle vendite chiunque non appartenesse a questo circuito, e sicuramente le carenze pubblicitarie, tutte le mille difficoltà che si frapponevano al cittadino che avesse voluto partecipava, li rendeva monopolisti di fatto delle vendite. Allora, quei fenomeni esistono ancora, non sto qui a descriverli, possono assumere connotati più gravi laddove sfociano nella vera e propria intimidazione, ma questo sono vicende che sono più proprie di altri contesti territoriali piuttosto quelli nostri, e vi dico subito in termini di diritto che la turbativa d'asta può concorrere con l'estorsione, ma adesso anche qui non sto a spiegare il perché. Si possono esplicare invece in forme più tipicamente collusive, cioè o di offerta economica, non faccio il rilancio se tu mi offri, mi prometti, oppure viceversa, non ti conviene. Insomma, e questo è le condotte che tutti conoscono sostanzialmente. Mi interessava però. Dopo finisci, perché dopo devo dire una cosa e anche Laura deve fare una domanda. Ah, ecco. Mi interessa molto di più mettere a fuoco la posizione invece del preposto alla vendita. Allora, io credo che in questa allora il preposto alla vendita, innanzitutto, e qui mescolo la prospettiva, come dire, repressiva con quella preventiva. Allora, può far molto per prevenire quelle condotte dei partecipanti di cui ho parlato. Manuela prima faceva riferimento al non accompagnare tutti gli offerenti in pullman a visitare l'immobile. Quella è una regola
che a volte a prevenire la collusione, perché è evidente che se tutti gli offerenti si conoscono il giorno prima è inevitabile che poi trovino gli accordi, e quindi il preposto che organizza in quelle forme le modalità di visita dell'immobile si assume la responsabilità obiettivamente di agevolare poi condotte collusive, al di là della consapevolezza o meno. Non a caso le ultime norme sul processo esecutivo, mi pare anche quelle che regolano, come si chiama, il sistema di informativo su internet a livello nazionale, fa proprio riferimento a una differenziazione delle visite degli immobili. E è evidente che il pubblico il preposto alla vendita, adottando alcune regole, alcune stanno già nella legge, altre nascono insomma da prassi virtuose che si elaborano momento per momento, possono prevenire tutte quelle situazioni in cui si può alterare e turbare l'asta in virtù di iniziative che partono dai privati. Possono essere sia di carattere intimidatorio, ma possono essere anche di carattere collusivo. Ma secondo me il cuore oggi della materia non è questo, ma è quello dei flussi informativi, perché oggi le vere alterazioni dei meccanismi della gara, il fenomeno che interessa di più a livello sistemico e che più coinvolge la posizione, è quello delle asimmetrie informative. Le gare oggi si alterano molto di più con le asimmetrie informative che con le collusioni spicciole fuori dalla porta di dove si svolge la vendita, per quanto anche questi fenomeni ancora siano presenti. E rispetto alle asimmetrie informative è centrale il ruolo di chi è preposto alla vendita. Non voglio dire, ecco qui, non ho una visione penalistica e non penso che quindi che ogni condotta che non sia virtuosa automaticamente penalmente rilevante. Però le condotte virtuose sono funzionali agli interessi della procedura e sono quantomeno anche prudenziali in una prospettiva penalistica. Faccio solo due esempi, però qui perché questo è il cuore della questione. Allora, se si parla di immobili, è chiaro che io devo assicurare tutte le informazioni relative ai vizi, alla situazione urbanistica, alle potenzialità urbanistiche del bene, alla situazione di eventuale presenza di rifiuti, eccetera, eccetera. E questo è fondamentale, il ruolo della perizia. Ma la perizia si può essersi verificata in un certo momento e ci possono essere sopravvenuti ulteriori elementi informativi. E se il liquidatore o il curatore ne ha conoscenza e a qualcuno li mette a disposizione e ad altri non li mette a disposizione, sicuramente non fa gli interessi della procedura. E se questa differenziazione è voluta ed è consapevole, ecco che si entra nella sfera della turbativa d'asta. Il tema diventa ancora molto più delicato quando parliamo della vendita dell'azienda, perché lì il peso delle asimmetrie informative non è accessorio, perché io rispetto a un immobile posso avere qualche informazione in più o in meno rispetto ai rapporti, ad esempio, di locazione, la loro durata o via dicendo. Ma quando parlo dell'asimmetria informativa rispetto all'azienda, ho a che fare con il cuore stesso di quello che è posto in vendita. E allora, ecco, e questo tema delle asimmetrie informative è ulteriormente complicato, perché in gran parte delle vendite che avvengono, soprattutto nell'ambito dei concordati preventivi, avvengono in una stazione in cui l'azienda è affittata. E quindi l'affitto dell'azienda obiettivamente crea una asimmetria informativa tra l'affittuario e i terzi che la vogliono comprare. Allora è chiaro che questa asimmetria informativa non si può eliminare in toto, ma dovere di chi è preposto alla vendita è adottare tutti gli strumenti e tutte le precauzioni per ridurre al minimo l'asimmetria informativa. Quindi io, rispetto all'affittuario, che spesso è collegato alla vecchia proprietà, tra l'altro, devo assicurare. Allora la data room diventa fondamentale, la data room, e la data room deve essere completa, non deve essere una fictio.
Devo avere elementi conoscitivi sulla gestione caratteristica dell'azienda, su profili tecnologici, cioè io devo porre in condizione il terzo che deve decidere se comprare o non comprare l'azienda di disporre tendenzialmente degli stessi elementi informativi che ha l'affittuario, il quale spesso addirittura è espressione anche della vecchia proprietà. Questo, a mio avviso, è il cuore principale della questione. Ripeto, non è che ogni scostamento da una linea virtuosa automaticamente comporta una responsabilità penale. È chiaro che c'è una zona grigia che va valutata in concreto, però anche nella prospettiva penalistica, e credo che, come dire, il faro del curatore, del liquidatore, non è il suo rischio penale ma è far bene per la procedura, ma volendo anche assumere una prospettiva di tipo prudenziale, io consiglio a tutti insomma, chi è preposto, soprattutto in situazioni di questo tipo, di assicurare in concreto con la massima diligenza e la massima competenza, attraverso adeguate data room, attraverso anche perizie che possano di analisi dell'andamento aziendale, per esempio depurando l'andamento aziendale ultimo dell'azienda da vicende di tipo finanziaria che ne occultano le caratteristiche proprie dell'andamento economico e quindi vengono neutralizzate in una prospettiva di vendita coattiva, di fare tutto questo. Secondo me in questo modo si ridimensiona drasticamente il rischio penale. Allora, sì, sei stato chiarissimo e molto efficace. Si inserisce adesso una domanda che credo che voglia fare Laura, che prima ha alzato la mano, proprio su questo argomento. Dico solo che secondo, diciamo, almeno il punto di vista, penso che sia più semplice, ma al tempo stesso può essere anche una direttiva, quella di sempre inseguire quella che è l'architettura del negozio che si deve compiere, perché se siamo dentro la liceità della causa e dentro la corretta rapporto nell'autonomia patrimoniale, nell'autonomia, diciamo, che le parti hanno nel inseguire il proprio interesse economico, si riesce anche a vedere quello che è consentito. Ad esempio, ho in mente delle pronunce della Cassazione che, analizzando vari comportamenti, hanno ritenuto che avessero rilevanza penale. Il soggetto che, ad esempio, è a conoscenza di informazioni privilegiate, qui mi aggancio con la questione della simmetria informativa, che arriva ad aggiudicarsi un determinato bene nell'ambito di un'asta e poi dopo poco, in virtù del suo ruolo, ad esempio c'è una pronuncia della Cassazione del 2017 che riguarda un avvocato, negozia la vendita della propria posizione privilegiata di aggiudicatore per poter poi avere un vantaggio, potrebbe in astratto pensarsi che rientra nella sua autonomia patrimoniale aggiudicarsi il bene e poi pensare in un secondo momento di rivendere questa posizione. E invece così non è, perché se si smantella quella che è la liceità della causa, si rientra poi nelle norme sempre che vanno interpretate secondo l'orientamento costituzionale, si perde quella che è l'utilità sociale di quello che si sta facendo, dove quindi l'autonomia personale e delle parti e patrimoniale ha un limite. Laura, avevi alzato la mano, volevi fare una domanda? Sì, grazie. Dal 20 aprile 2018 le vendite nelle esecuzioni immobiliari sono telematiche. E questo ha determinato l'introduzione di un ulteriore soggetto che non è un pubblico ufficiale ma che di fatto gestisce la vendita, che è il gestore della vendita telematica. E quindi abbiamo in questo momento il problema di inquadrare e capire quali possono essere anche le sue responsabilità, legate al fatto che la questione nasce essenzialmente per la gestione delle cauzioni, perché tutta questa segretezza che è tanto auspicata nella presentazione dell'offerta, con la presentazione dell'offerta telematica cade, perché nel momento in cui si è pensato all'offerta telematica si è pensato alla possibilità di una cauzione tramite bonifico. La cauzione tramite bonifico fa sì che 5 giorni prima dell'asta, in realtà, quantomeno il soggetto che gestisce il conto corrente, e non è solo il bancario, ma
o il delegato alla vendita o, secondo il regolamento, il gestore conosce gli offerenti. Quindi qui bisognerebbe capire se a vostro avviso, ad esempio, è meglio superare la disposizione regolamentare che ci dice che il conto lo gestisce il gestore e farlo gestire direttamente al delegato, in modo tale che sia un pubblico ufficiale che comunque risponde eventualmente delle informative che va a divulgare, oppure no, oppure come vedete questa figura del gestore. Ecco, vi dico perché a Mantova, facendo questo ragionamento, abbiamo affidato la gestione dei conti correnti ai delegati. A Bergamo mi trovo in una situazione in cui i conti sono gestiti dai gestori e questo cambia molto, secondo me, il profilo della responsabilità con riguardo alla divulgazione delle informative o i rischi di questa divulgazione. Non so se avete pensato a questo problema. Ora, visto che ho parlato, il 353 non è una fattispecie come di diretto proprio, quindi ritagliato sulla figura di un soggetto particolare. Chiunque abbia un ruolo o come partecipante o come proposto o come comunque che in qualche modo abbia un ruolo anche meramente ausiliario tecnico nell'ambito di questo procedimento e pone in essere una condotta che determina come risultato finale un turbamento, e il turbamento, come ho spiegato, può derivare dalle asimmetrie informative che vado a generare, risponde del reato. Quindi non c'è dubbio, a mio avviso, che se il funzionario di banca, leggendo i bonifici, comincia a chiamare gli amici, qui ci sono le offerte, qui non ci sono le offerte, a mio avviso turba l'asta e può rispondere del reato. E a maggior ragione se il soggetto gestore del sistema tecnico. Tenete presente, perché uno potrebbe dire: ma come si fa a scoprirlo? Beh, tenete presente che nel 2010 il legislatore ha alzato la pena del reato per l'ipotesi base da 2 a 5 anni e oggi per questo tipo di reati c'è la possibilità delle intercettazioni telefoniche ambientali. La vicenda a cui si riferiva Manuela prima è incentrata su delle intercettazioni di carattere ambientale, quindi si sono sentite le conversazioni dei soggetti interessati. Si sente? Diciamo che forse è importante nel momento in cui si inseriscono questi gestori che siano, come dire, resi edotti in modo dettagliato del fatto che hanno dei compiti e degli obblighi di tipo pubblicistico, anche se magari non arrivano a essere pubblici ufficiali, e che tutte quelle condotte sono condotte che possono configurare reato. E quindi diciamo che nel momento in cui si sceglie di affidare anche i conti a questi soggetti, io personalmente credo che sarebbe buona cosa mettere nero su bianco una serie di obblighi e di divieti, perché non possano venire a dire: ma io non lo sapevo, insomma. Quindi se mi hai lasciato un minuto, c'è una ipotesi di turbativa che secondo me si verifica molto spesso e che raramente viene segnalata alle procure da parte dei professionisti delegati alle vendite, che è quella della persona che si aggiudica l'immobile, anche a volte a seguito di numerosi rialzi, essendo un prossimo congiunto del debitore che poi non paga il prezzo, quindi perde la cauzione ma guadagna un considerevole lasso di tempo, perché magari poi passa un anno prima che si faccia un'altra vendita. Quando questa cosa succede una volta è difficile obiettivamente ipotizzare la turbativa, perché può essere effettivamente un caso in cui uno poi dice: non sono riuscito a fare il mutuo, a recuperare il prezzo. Ma vi sono situazioni in cui questo succede anche 2 o 3 volte consecutivamente, con difficile ricorso a rimedi per impedire questo, ma io ritengo che questo sia un classico caso di turbativa, perché io metto una persona che in qualche modo altera effettivamente la gara, perché continua a fare dei rialzi per essere aggiudicatario anche a un prezzo obiettivamente fuori mercato, con l'intenzione già dall'inizio di non dare seguito alla vendita e quindi far guadagnare tempo al debitore.
Ecco, chiedo, visto che parlava Laura anche delle, diciamo, di una diversa impostazione di Bergamo, se ti risulta questa cosa? No, francamente non la conoscevo. Dico che la scelta tra il concentrare tutto sul delegato alla vendita o sul come dire, gestore, cioè, o estenderlo al gestore, come dire, hanno pregi e vantaggi entrambe. È chiaro che la concentrazione delle informazioni sul gestore limita il campo dei soggetti che hanno le informazioni, cioè sul delegato, scusa. Volevi parlare anche di una cosa che riguarda i brevetti? Sì, allora, cioè, facevo riferimento alla simmetria informativa di Roberto. È vero, cioè il data room deve essere messo a disposizione di tutti quelli che sono potenzialmente interessati all'acquisto di un'azienda. Però bisogna trovare un punto di equilibrio, perché io non è che posso far entrare tutti nel data room di un'azienda che ha brevetti, capacità tecnologiche o, come dire, un patrimonio aziendale che nel momento in cui viene, come dire, conosciuto dal concorrente, si prende questo, saluti e baci e buongiorno, buonasera a tutti. Cioè, quindi diventa importante una selezione delle informazioni che devono essere date, che è imprescindibile per poter correttamente valutare, e poi obbligatoriamente credo che debba essere fatto fare una sorta di contratto, di accordo per il quale se certe informazioni sfuggono o comunque se tu fai concorrenza sleale perché hai preso, sei, come dire, obbligato a, ovviamente, cioè sei tenuto a degli obblighi di segretezza, insomma, questo è il fondo, e deve essere esplicitato, perché altrimenti veramente corriamo il rischio, per evitare la simmetria informativa, che, cioè, il punto di equilibrio è fondamentale. Ecco, sì, dico, va bene l'accesso, ma insomma, in qualche modo tenuto conto, è chiaro che se un'azienda che ha modesto valore aggiunto, se fai l'edilizia, certo, se è un'impresa di costruzione tendenzialmente no, però anche un'impresa di costruzione, se è un general contractor come dire, diventa una cosa un po' più complessa. Ecco. Allora, prima di passare all'ultimo argomento, purtroppo ce ne sarebbero tantissimi, che è l'autoriciclaggio e riciclaggio. C'è in sala una persona che vuole fare una domanda, e poi c'è il dottor Rosina che pure vuol dire una cosa. È una precisazione su quello che ha diciamo inserito Laura De Simone sul fatto della offerta, cauzione, segretezza, gestore, perché è un argomento adesso importantissimo nella vendita telematica che sta partendo nei vari tribunali d'Italia. Premesso che in realtà giuridicamente è l'offerta che deve essere segreta e non la cauzione, perché se io faccio una cauzione non è detto che io sia l'offerente e nemmeno è detto che sia io poi che pagherò il saldo prezzo. È ben vero che comunque il verificarsi di più cauzioni su una procedura fa capire che quella procedura avrà degli appetenti e quindi effettivamente c'è una possibilità di, diciamo, tra virgolette, turbative. Ecco perché secondo me è chiaramente sbagliato concentrare sul gestore o addirittura sul delegato l'arrivo delle cauzioni, non peraltro poi perché c'è una confusione nei patrimoni, e immaginate che succede in caso di estinzione del soggetto con il patrimonio suo proprio. Ma la cosa importante è cercare viceversa di concentrare queste cauzioni in un conto che possiamo volgarmente chiamare conto cesto calderone, di solito nell'istituto bancario che effettivamente svolge il servizio per il tribunale. Cosa succede? Dite, lo vede la banca. Su questo voglio segnalare, poi non l'ho fatto io in prima persona, ma l'ha fatta adesso la sezione esecuzioni immobiliari di Roma, una diciamo convenzione con un istituto bancario che è riuscito praticamente ad oscurare completamente le cauzioni, nel senso che al gestore, che effettivamente per disposizione normativa secondaria deve controllare l'arrivo delle cauzioni e deve attestarlo lui al referente della procedura che la cauzione ci sia o non ci sia, perché non c'è altro soggetto che deve farlo, compare un numero all'infinito di CRO. In un ufficio grande saranno migliaia, in un ufficio più piccolo saranno centinaia, e è lì che poi alla fine avviene l'abbinamento. Quindi sostanzialmente in questo conto calderone l'istituto di credito vede un insieme di bonifici senza né nome né data e soprattutto nemmeno importo, che altrimenti sarebbe possibile con un importo maggiore riuscire ad attivarlo ed agganciarlo su una vendita. Il gestore vede anch'esso che c'è un infinito numero di CRO e quindi non importa nulla. Nel momento in cui l'offerta viene decrittata dal sistema ministeriale, vede il CRO che voi sapete obbligatoriamente deve essere portato nell'offerta, e a quel punto abbina i due, il che avviene, come sapete, poco prima della vendita, e quindi le turbative sono molto difficili. Ecco, quindi è tutto a riuscire ad avere un conto che mischia
tutte le cauzioni e le identifica solamente per il numero alfanumerico del CRO, che poi è quello che vuole il decreto ministeriale nell'offerta cauzionata. Grazie. Sì. E se c'è, ma se volete magari fare un'osservazione su questa domanda, però prima il dottor Rosina voleva solo un flash dato l'orario. Questo problema delle simmetrie informative apre quasi un altro convegno, perché qui si apre tutto il problema della gestione dei sistemi informatici, di chi può avere accesso, di chi non può avere accesso, delle qualifiche di queste persone. E chiaramente noi siamo abituati a pensare ancora forse alla liquidazione come le buste presso un professionista. Da questo punto di vista, sia la normativa sia noi operatori del diritto, penso dobbiamo fare i conti con delle realtà che mutano di giorno in giorno e ampliano questi confini. Ecco, volevo solo gettare questo seme. Io direi di passare all'argomento diciamo che meriterebbe ben altra trattazione, perché la questione dell'autoriciclaggio da parte dell'imprenditore fallito, che quindi in un certo senso ci sono anche i casi in cui si preordina questa parte diciamo finale, in cui sostanzialmente si rientra in possesso di quelle che sono le utilità economiche di un'impresa che si fa fallire, si porta si accompagna al fallimento, è stata resa possibile la possibilità non solo di sequestrare le somme che sono così uscite, ma anche ovviamente di avere una tutela penale di questi comportamenti solo da quando è stata introdotta la norma sull'autoriciclaggio. E si vedono sempre di più delle pronunce con cui a fianco dei reati di bancarotta c'è poi anche il reato di autoriciclaggio. Solo 10 anni fa questo non era possibile. Chiedo a Walter di illustrare questi aspetti. Io credo che tutti sappiamo bene o male che cos'è il riciclaggio, no? È chi sostanzialmente sostituisce o trasferisce, che c'è 98 bis ter, i proventi di altro delitto, sostanzialmente i beni e le utilità provento di altro delitto. L'autoriciclaggio, mentre c'è 98 bis ter, escludevano dalla possibilità di incriminazione chi aveva commesso il delitto presupposto, con il 648 ter 1 viene incriminato anche colui che aveva realizzato il delitto presupposto. Per inquadrare il tema del riciclaggio dell'imprenditore, cioè sostanzialmente di colui che si ricompra tendenzialmente, perché alla fine questo è il dato più frequente, che si ricompra l'azienda o se la riaffitta in sede fallimentare, bisogna chiedersi però fondamentalmente una questione. Insomma, l'imprenditore normalmente, quello in bonus, lasciamo stare quello in crisi, è avvezzo all'autoriciclaggio, sì o no? Io sono 30 anni che faccio il pubblico ministero, una cosa la posso dire per le imprese di Anzole: sono diventate grandi con l'autoriciclaggio, quelle che ci sono riuscite, quelle altre voglio dire sono andate a fallire, buonanotte. Ma lo schema base dell'imprenditore brianzolo per diventare grande era: tolgo le risorse all'azienda, nel senso in modo artigianale, cioè della serie ho messa annotazione di corrispettivi, e voglio dire quindi incassi direttamente sul conto dell'imprenditore o della moglie, e poi immissione del denaro illecitamente sottratto alla società attraverso la formula frequentissima del finanziamento soci. Questo è lo schema base per tutte le imprese, tutte insomma, quelle che ho visto io ce l'avevano in tanti. Poi ci sono schemi più articolati, perché ho visto delle società dove venivano costituiti dei libretti al portatore presso una banca, e la banca, non l'imprenditore, provvedeva poi ai pagamenti di tutte le prestazioni di lavoro straordinario dei lavoratori direttamente dai libretti al portatore, cioè la gestione del nero dell'impresa da parte della banca. E si tratta in questo caso di un'impresa che oggi è diventata un'importante multinazionale, quindi cioè paradossalmente voglio dire ha avuto un benefico effetto questo tipo di gestione. Il nome non lo faccio per carità di patria, però è un bel marchio del come si dice, fanno cucine, voglio dire, fanno cucine. Sì, non fanno elettrodomestici, fanno cucine, ma insomma è un bel marchio multinazionale.
E allora, voglio dire, l'imprenditore probabilmente faceva questo senza neanche chiedersi il perché lo faceva, cioè nel senso, lo faceva per evitare di pagare le tasse, ma non si rendeva conto, e all'inizio obiettivamente non c'era neanche questa individuazione dell'illecito penale, perché non ci dobbiamo dimenticare che è soltanto la riforma fiscale del 2000 che individua come delitto l'infedele dichiarazione o l'omessa dichiarazione, quindi la sottrazione di corrispettivi. Prima era una contravvenzione, quindi non si applicavano le norme sul riciclaggio. Quindi, in buona sostanza, l'imprenditore non è mai stato punito per queste condotte, se non quando arrivava al fallimento, per la semplice ragione che il delitto, il reato base dell'evasione fiscale, chiamiamola così in senso lato, non era un delitto ma una contravvenzione. E comunque perché quando è diventato delitto non c'era, e fino al 2015 non c'è stato, l'autoriciclaggio, cioè la reimmissione nel circuito normale dell'impresa delle risorse sottratte all'impresa stessa. Quindi mi viene da pensare che l'imprenditore è costituzionalmente orientato, perché, attenzione, non è che dopo il 2000 tutti non hanno più fatto il nero. Al di là di quelli che facevano il nero, si sono ovviamente individuate modalità molto più sofisticate. La trasformazione degli utili in costi, no? Questo lo abbiamo visto tutti. Basta un'esterovestizione di una società commerciale dove vengono realmente che fa triangolazione rispetto al reale beneficiario. Oppure pensiamo alla cessione di marchi a prezzo vile con riaddebito delle royalties alla società che ha, come dire, che si è disfatta in favore dello stesso imprenditore, poi di una società riconducibile allo stesso imprenditore, del marchio stesso. Quindi butto fuori il marchio, che è un valore aziendale a poco prezzo, e poi riaddebito alla società che ce l'aveva una serie di royalties per pagare. Quindi l'imprenditore è strutturalmente, mi viene da dire, un quadrato, non tutti per carità, però insomma gli esempi sono molteplici. Quindi per lui l'autoriciclaggio, questa estrazione e poi il reinserimento di soldi nella società, è un discorso abbastanza frequente. Quando si verifica poi questo? È chiaro che se questo fatto si verifica nell'ambito di una procedura concordataria, perché prima della proposta di concordato si affitta l'azienda a una società a lui riconducibile e la paga con soldi propri, e a quel punto lì bisogna vedere se i soldi che mette per riaffittare l'azienda o per riacquistare l'azienda sono o meno soldi sottratti alle casse della società. La verifica, tutto sommato, non è neanche tanto difficile, perché se l'azienda ha lavorato per tanti anni sempre con una marginalità modesta e l'imprenditore non ha mai guadagnato, uno dice: ma come cappero ha fatto questo a trovare i soldi per poi riacquistare? Potrebbe essere anche ricco di famiglia, ma una domandina la possiamo fare, cioè non è vietato chiedergli scusa dove hai preso il denaro per, visto che hai sempre... Quindi è chiaro che poi ci sono anche modalità molto più sofisticate per far rientrare i soldi, no? E anche per quindi riaffittare o riacquistare l'azienda. Io ricordo un grande imprenditore, perché fu un grande imprenditore, adesso purtroppo è defunto, che aveva sottratto una quarantina di milioni, almeno questi sono quelli che abbiamo individuato, dalla propria società. Poi, quando la società era in crisi, li ha reinvestiti prima della richiesta di concordato, ahimè, perché ha fatto una valutazione sbagliata. Reinvestendo nel momento del concordato probabilmente sarebbe riuscito a migliorare la sorte dell'azienda, ma lui l'ha fatto prima. Ma come lo ha fatto? Questo diventa interessante. Lui aveva portato i soldi all'estero attraverso tutta una serie di meccanismi di perdite su derivati. All'estero ha fatto poi un aumento di capitale dall'estero sottoscritto da un soggetto formalmente terzo, un fondo di investimento, quindi un soggetto assolutamente terzo. Peccato che il soggetto che sottoscriveva l'aumento di capitale in realtà era controgarantito dai soldi che l'imprenditore si era messo là. Quindi era semplicemente uno schermo, i soldi che il fondo metteva in realtà il fondo li aveva già incassati dall'imprenditore. E con questo lui si era, sostanzialmente aveva in questo caso fatto un aumento di capitale formalmente rimanendo esterno sostanzialmente alla compagine sociale. Ora è chiaro che questo schema può essere tranquillamente replicato nel momento in cui, a seguito di una procedura competitiva o meno, uno reinterviene per cercare di riacquistare la propria azienda. Quindi le cautele o le precauzioni che possono essere prese, certamente ogni qualvolta viene fatta un'offerta per comprare un'azienda, occorre chiedersi chi la fa e tendenzialmente da dove prende i soldi. Se è un soggetto totalmente esterno alla compagine originalmente societaria, vabbè,
avremo un problema forse di riciclaggio da parte di organizzazioni malavitose, e qui diventa interessante quando, quanto veniva detto prima, da un aumento del valore che mi sembra, di cui parlasse prima Manuela, cioè un aumento del valore del prezzo dell'azienda, perché è chiaro che se interviene un soggetto terzo che ha soldi come dire, di origine illecita da riciclare, è disposto a comprare a un prezzo più elevato rispetto al reale valore proprio per trasformare il soldo, come dire, di origine illecita in soldi, come dire, in un'attività lecita. Quindi in questo caso avremo una possibilità di riciclaggio esterno. Ma nella normalità dei casi, che sono alla grande frequenza, chi si ricompra l'azienda normalmente è l'imprenditore. E allora forse, anzi mi verrebbe da dire sempre, una verifica, una domandina, un qualche dubbio su come l'imprenditore abbia trovato i soldi, visto che è fallito o visto che è in concordato, per riacquistare l'azienda stessa, forse una domandina ce la dovremmo fare. Certo, ma è anche interessante, magari qualche riflessione, non so se vuole intervenire Manuela, o sulla questione, diciamo, della norma che prevede anche la non imputabilità e la non punibilità nel caso il comportamento ovviamente non abbia le caratteristiche dell'autoriciclaggio, ma sia solamente un post factum. E comunque, visto che il comportamento è frequente, quello di cercare di ritornare, cioè di, sostanzialmente di poter nascondere quelli che sono le parti buone della propria attività che ormai sta andando in fallimento, e di poterle poi eventualmente reinvestire, il passaggio tra la semplice esecuzione di una bancarotta per distrazione, quindi praticamente la realizzazione di quella che è un'attività illecita, e invece l'inserimento dell'autoriciclaggio, norma che fra l'altro ha un riflesso anche per la 231, necessita quindi una vera approfondimento di quelle che sono le operazioni finanziarie o economiche o anche solo speculative che portano l'imprenditore a commettere, oltre alla bancarotta per distrazione, anche l'autoriciclaggio. Ma dunque, non so se rispondo alla tua richiesta. Sicuramente il curatore che si occupa di un fallimento deve porsi il problema di dove vanno a finire le risorse positive della società fallita. Troppo spesso le distrazioni d'azienda non si vedono, bisogna cercarle, troppo spesso non vengono segnalate e magari saltano fuori a dibattimento perché arriva il dipendente che dice sì sì, io poi ho continuato a lavorare con lo stesso datore di lavoro, c'era la moglie, la zia, la cugina, questo sicuramente è un'attività che deve essere svolta nella fase immediatamente successiva al fallimento, perché lì sono andate le risorse e lì le risorse vanno recuperate. Quindi non so se era questo che tu volevi dire. La mia domanda era molto banale, nel senso, cioè, era solo per dare un'indicazione pratica, visto che abbiamo deciso di dare un taglio pratico senza, perché non c'era il tempo ovviamente, fare degli inquadramenti sistematici della norma. Ma pensavo a quelle pronunce della Cassazione per cui il trasferimento del denaro da parte di un imprenditore fallito, supponiamo, che abbia commesso una bancarotta per distrazione, trasferisca il suo denaro frutto della bancarotta per distrazione in un altro conto corrente, in un altro istituto di credito, quanto rappresenta un'utilizzazione personale, quanto invece può realizzare un autoriciclaggio. È ovvio che se lo intesta ad un prestanome è chiaramente certo autoriciclaggio, ma se invece fa una serie di operazioni finanziarie dove magari fa entrare delle proprie partecipate oppure delle società che sono ancora in bonus, dove è in parte un soggetto che ha un controllo, è un comportamento che si legge nel proseguimento della bancarotta per distrazione, o si inserisce anche il nuovo reato di autoriciclaggio che ha delle conseguenze molto più forti e impattanti come possibilità di apprendimento poi di quella che è la risorsa sottratta?
Posso provare a cercare di dare una risposta. Allora, è chiaro che il 648 ter 1 ha due limiti sostanzialmente, no? Il trasferimento, cioè la norma, a differenza del 648 bis ter, ha come caratteristica che il trasferimento deve essere concretamente idoneo a identificare la provenienza delittuosa. Allora, su questo la Cassazione dice, ma in fondo ogni volta che c'è un passaggio da un conto a un altro, la tracciatura ce l'hai, il conto è tracciabile. Insomma, questo secondo me dimostra troppo, no? Perché se è vero che è tracciabile, ma è altrettanto vero che il trasferimento, cioè non è che ogni volta che riusciamo a trovare il responsabile di un delitto significa che non l'abbiamo dovuto cercare. Abbiamo dovuto faticare per trovarlo, voglio dire, perché normalmente poi questi trasferimenti non sono da conto dell'imprenditore a altro conto dell'imprenditore. È un po' come per la bancarotta, quando la difficoltà nel ricostruire i flussi, solita cosa. Esatto, cioè, non è che, anzi, paradossalmente la Cassazione si contraddice. Cioè, mentre dice che ogni volta che il curatore ha fatto fatica a ricostruire la contabilità o comunque è stato ostacolato, c'è la bancarotta fraudolenta documentale, qui dice no, però se il trasferimento da un conto a un altro non è concretamente idoneo ad ostacolare la provenienza delittuosa. Ecco, su questo io ho molte riserve. Poi è chiaro che c'è un trasferimento intermedio. Insomma, il riciclaggio non è un movimento, normalmente ha una serie di movimenti. Non c'è nessun imprenditore che fa un riciclaggio spostando il conto da un conto suo a un conto altrettanto suo, quantomeno lo sposta quantomeno sul conto della moglie. Già questo rende difficile comprendere se il pagamento dal marito a moglie risponde a obblighi alimentari, ostacola la provenienza delittuosa da altri delitti. L'altra questione è l'utilizzo a fini personali. Certo è che se io mi limito a prendere i soldi dall'azienda, a sottrarli e poi a trasferirli sul mio conto personale, li spendo e qui non c'è autoriciclaggio, ma siamo fuori dell'ipotesi di un reinvestimento. Normalmente l'imprenditore, quando si presenta per riacquistare l'azienda, non si presenta con il nome proprio, si presenta con una società veicolo nella quale, molto spesso molto simile come nome, come ditta, al vecchio nome dell'azienda, e con una compagine sociale dove ci sono, tendenzialmente non c'è lui perché non potrebbe svolgere attività imprenditoriale in quanto fallito, ma ci sono i suoi parenti. È chiaro che un intervento di questo genere, secondo me, realizza, con fondi sottratti originariamente all'impresa, realizza sempre un autoriciclaggio, a condizione che si dimostri appunto che i soldi che vengono impiegati per riacquistare l'azienda erano stati sottratti nel corso degli anni all'azienda quando questa era in bonis attraverso, sì, normalmente l'ho messa in notazione di corrispettivi. Grazie Walter. Siccome ho l'ingrato compito di dirigere il traffico, mi pare che sì, dico solo, adesso Roberto fa un approfondimento e i 20 minuti, anzi erano 40, ma i 20 minuti di ritardo che abbiamo scontato adesso fra un po' scadono, per cui diamo la parola all'altra sessione e chiedo però di chiudere ad Emanuela con la questione che avevamo pensato come ultima parte di questa scaletta, cioè i rimedi e le cautele, cioè che tipo di cautele intraprendere sia da parte del giudice che da parte degli ausiliari o comunque da parte dei liberi professionisti che vogliono rendersi utili per far sì che tutto quanto proceda secondo legge. Però prima Roberto dice una cosa. Anch'io mi sono posto il problema quando è entrata in vigore la norma sull'autoriciclaggio. Dove finiva la condotta base del reato presupposto e dove iniziava l'autoriciclaggio? E molto rozzamente ho arrivato a questa conclusione, che il primo approdo del bene è la concretizzazione della condotta delittuosa, non è autoriciclaggio. Cioè, se io sottraggo l'azienda, è chiaro, la classica, per esempio, sottrazione di fatto dell'azienda, nel momento in cui la incardino nel nuovo soggetto giuridico, la SRL2, fino a lì non siamo nell'autoriciclaggio, perché la distrazione si concretizza proprio nel intestare quei beni al primo soggetto. Da quel momento in poi
su eventuali ulteriori trasferimenti mi pongo il problema se concretizza l'autoriciclaggio e quindi se idoneo a occultare la, la provenienza. Se io mi approprio della somma trasferendolo da un conto a un altro, per esempio io, questo siamo di fuori dall'ambito fallimentare, sono il parente che ha la gestione del conto e me l'approprio, perché questo è un caso concreto dove mi ponevo il problema, e lo trasferisco sul mio conto, beh, fino a lì secondo me siamo nell'ambito della condotta di appropriazione indebita, perché l'appropriazione indebita consiste proprio nel fatto che io ho fatto uscire le somme da una sfera, l'ho fatta entrare nell'altra, perché non è nel momento in cui, certo, se io le prelevassi in contanti e poi vado a crearmi un conto da qualche parte e lì le verso, allora non è un'azione diretta e quindi forse lì mi posso porre il problema dell'autoriciclaggio, ma fino a che siamo al primo atto di intestazione, diciamo, del bene, sia si tratta di un'azienda o di una somma di denaro, siamo ancora dentro la sfera della condotta delittuosa o di bancarotta o di appropriazione indebita. Sono gli ulteriori atti di trasferimento che possono andare e vanno verificati se sono o meno autoriciclaggio, valutando anche l'idoneità ad occultare la provenienza. Sì, avevo solo in mente una sentenza della Cassazione che è del 2017, sempre della seconda, che proprio faceva ricadere nella condotta di autoriciclaggio il secondo trasferimento, il secondo su un conto intestato diversamente. Se ci pensiamo, forse, io penso a quando magari prima del 2014 non c'era la norma di autoriciclaggio, ovvio che allora tutto quanto cadeva nella distrazione. Poi quanto si sta accorti nel contestare anche l'autoriciclaggio, o molte volte sfugge, lo dico anche ai curatori fallimentari che magari devono ricostruire tutte queste e devono poi nella relazione indicare, ipotizzare, alla Guardia di Finanza che vedo in seconda fila, quante volte può sfuggire il fatto che un'operazione di questo genere è già autoriciclaggio, secondo la Cassazione. Allora è severissima questa impostazione. Se volete ve ne do vari estremi, ce ne sono del 2016 e del 2017 in questo senso. Secondo me dobbiamo riuscire un po' a distinguere rispetto al discorso della distrazione d'azienda, è che secondo quello che è lo schema più ricorrente, la distrazione d'azienda avviene creando un'altra società che di fatto esercita l'azienda dell'attività fallita, perché rintraccia i clienti e riavvia la stessa attività con qualche nomino diverso, con gli stessi magari interlocutori, perché assorbe i dipendenti. In questo caso io ho una distrazione pura, perché questo spostamento dell'azienda non ha generato alcun corrispettivo per la società poi fallita. Forse l'ipotesi del riciclaggio invece più tipica è: prima del fallimento l'imprenditore vende l'azienda e incassa il corrispettivo, ma il problema è che quel corrispettivo lì è stato pagato da quell'imprenditore, che è un prestanome del fallito, con i soldi che il fallito ha distratto con altre modalità dall'azienda. Allora qui noi abbiamo, formalmente non abbiamo una distrazione d'azienda, perché l'azienda è stata venduta e il corrispettivo è stato incassato, però sicuramente abbiamo un'ipotesi di riciclaggio del denaro distratto dall'azienda, quindi sì. Poi questi forse sono anche gli schemi più ricorrenti, insomma, sì. Anche più. Grazie. E allora Manuela, allora vuoi... difficile in due minuti parlare di rimedi. Io ho avuto un'interlocuzione col mio tribunale perché ho avuto dei casi in cui noi abbiamo indagato dei curatori che avevano fatto diverse operazioni di peculato, di turbativa, di corruzione, e rispetto ai quali i colleghi del tribunale erano, oltre che attoniti e esterrefatti, perché erano curatori, insomma, che si ritenevano non sospetti, l'interrogativo è stato: ma che cosa potevamo fare, che cosa possiamo fare? Abbiamo provato a darci delle risposte. Per esempio, quello che è emerso è che in alcune, nelle procedure più importanti, spesso si nominano due professionisti, ma
quello che succede in questi casi è che i due professionisti si dividono i compiti, cioè tu ti occupi della vendita, io mi occupo di un'altra cosa. Allora il doppio professionista nelle situazioni più delicate, certo, è anche indubitabilmente una divisione di compiti perché magari sono tanti adempimenti da svolgere, ma deve essere anche controllo reciproco sull'attività. Noi non possiamo arrivare a una situazione in cui uno dei due curatori, totalmente all'insaputa dell'altro, allontana gli acquirenti e favorisce un altro e fa una serie di operazioni di cui l'altro non sa nulla. Quindi questa la prima cosa era, quando si hanno più professionisti nominati, i professionisti devono vigilare l'uno nei confronti dell'altro. E l'altra questione era quella di una maggiore trasparenza degli atti compiuti dal professionista. Adesso poi col processo telematico, secondo me, questo dovrebbe essere ancora più facile. Il conto di cui il curatore dispone per fare una serie di operazioni non può essere un conto dal quale, con un artificio imbrogliando il giudice, perché in questo caso si ipotizza tra l'altro anche la truffa aggravata, riesce a tirar fuori dei soldi dal conto e versarli sul suo conto personale per fare operazioni sue. Voglio dire, lì noi siamo andati a vedere i conti, siamo andati a prenderci gli assegni piuttosto che a tracciare i pagamenti, e abbiamo trovato cose incredibili, realizzate a volte con l'inganno, cioè dicendo al giudice devo pagare una certa cosa e il giudice ha autorizzato, ovviamente anche fidandosi del professionista. Maggiore trasparenza, mi sembra che sia che questi atti, tutti questi documenti interni, gli estratti conto, le contabili, le modalità con le quali si fa un pagamento degli oneri di urbanizzazione, a me riesce difficile pensare che si paghino con un assegno circolare. In quel caso lì era stato fatto un assegno circolare. È chiaro che il giudice non chiede al suo curatore: ma tu come fai a pagare degli oneri di urbanizzazione? Ma io ritengo che se nelle carte tutto questo ci fosse, un po' di vigilanza, non solo da parte del giudice ma anche dagli altri partecipi dell'attività, i creditori, potrebbe avvenire. È vero che il creditore tendenzialmente si fida, si mette nelle mani del curatore, però rendere pubblici anche tutta questa documentazione interna, che non viene neanche mai depositata al giudice perché resta nella disponibilità del curatore, potrebbe essere un sistema per consentire un migliore controllo. Poi invece sulle turbative, forse voleva dire qualcosa Roberto, ma credo che qualche indicazione sia già stata data, e tra l'altro vedo che la sessione successiva è quella sulle prassi virtuose, quindi anzi saremo noi a, credo, imparare dai colleghi. Sulle turbative, rispetto agli esempi che vi ho fatto prima, cioè della massima attenzione ai flussi informativi, ma già la pubblicità è un modo. Perché se io faccio una pubblicità manifestamente inadeguata rispetto alla tipologia del bene, io pongo sul mercato un'azienda che può, rispetto alla quale devo trovare degli acquirenti di carattere nazionale, se non internazionale, faccio la pubblicità sul giornalino locale, e quindi praticamente è come se selezionassi a priori magari l'unico che lo può acquistare in concreto. Questi, non sto parlando in astratto, sto parlando con riferimento a vicende concrete ancora in fieri. Allora è evidente che già in quella fase creo i presupposti da turbativa d'asta. Ecco che allora il programma di liquidazione, il controllo del giudice sul contenuto del programma di liquidazione sotto il profilo dell'adeguatezza, dell'idoneità della soluzione, diventa decisivo per prevenire certe patologie. Per dire le dimensioni, così come nota ormai di colore, ma questo è un tema più generale, in alcuni fallimenti milanesi, io me ne ero occupato perché poi erano nati problemi di coordinamento tra queste procedure per stabilire rapporti dare e avere. Un solo curatore in più procedura ha sottratto più di 60 milioni di euro. Più di 60 milioni di euro, e lì le complicazioni, ovviamente, che poi in calce a questi atti comparivano tutte le firme dei magistrati. In gran parte, quasi, poi questi 60 milioni di euro sono stati gran parte
recuperati, perché una parte rilevante di queste somme erano finite in una nota radio, insomma adesso non sto qui a raccontare la storia, e poi la procura l'aveva sequestrata, era stata posta in vendita, quindi si sono recuperati all'80%, ma questo è un tema più generale che non riguarda tanto nello specifico la turba di Barasta, ma in questo caso riguarda tutti i meccanismi di vigilanza, perché è ovvio che il rapporto del tribunale con i professionisti è un rapporto essenzialmente fiduciario, ma bisogna creare tutti quei meccanismi di vigilanza, perché si deve anche essere in grado concretamente di prevenire. Quindi ci vogliono regole guida, protocolli molto precisi, perché altre patologie, non so se ha avuto modo, ma non mi pare Walter, di approfondire, che abbiamo anche riscontrato meccanismi di nomine incrociate di professionisti che danno luogo, insomma, che è anche qui il problema è dettare regole di prevenzione. Non è detto, come ho già detto prima rispetto all'altro tema, che ogni condotta che si discosta da queste regole automaticamente integri di reato, perché c'è sempre la sfera, una sfera grigia intermedia, perché c'è anche l'elemento soggettivo, eccetera eccetera. Però è evidente che tutte le patologie che possono immaginare, sia quelle che alterano la turbativa d'asta, sia quello che riguarda intrecci non corretti tra professionisti, che normalmente, guarda caso, poi portano a generazioni, a un aumento di costi, perché è chiaro che se poi la logica diventa quella, se c'è la proliferazione poi o delle cause o dei compensi e via dicendo, è inutile affidarne la soluzione alla procura ex post, perché quando interviene la procura, a parte che inevitabilmente l'intervento della procura è episodico e spesso, come dire, casuale, e quindi non è adeguato, ma ovviamente poi la percezione esterna di una delegittimazione complessiva del sistema, dei magistrati, ma anche di tutti gli altri professionisti che non hanno nessuna colpa, come è accaduto purtroppo nella vicenda monzese di cui parlava Manuela. Ecco, allora, che fondamentale è la prevenzione, è darsi regole stringenti. Queste regole devono essere accettate dai professionisti, non devono vederla come la diminuzione espressione della cultura del sospetto, perché questo è poi il problema. Le regole vanno fatte per tutelare, compresi i professionisti che svolgono concretamente le funzioni, perché la risposta a questi problemi strutturali deve essere la prevenzione, non la repressione. Bene, e io ringrazio i relatori, ringrazio voi che avete avuto la costanza e la pazienza di ascoltarci. Il messaggio è quello di vigilare. E dico sempre, quando ascolto i colleghi che raccontano dei casi come questo ultimo di 60 milioni di euro, mi viene in mente una volta che sono arrivati, io ero allora pubblico ministero in Veneto, sono arrivati da me 3 sindaci preoccupatissimi, con cui, diciamo, erano arrivati all'ultimo livello di sopportazione, ma praticamente investendo la procura di alcuni comportamenti che secondo loro erano dei campanelli d'allarme, in realtà hanno aperto un vaso di Pandora che ha travolto fra l'altro un istituto di credito ed operazioni gravissime, mi ricordo, con questioni proprio di, diciamo, di reati. Alla fine c'erano 100 pagine di capi di imputazione. Ecco, perché arrivare alla fine? Bisogna in realtà cogliere i segnali fin dall'inizio, e questo è il messaggio che diamo, non certo per spaventare, siamo in un ambito di addetti ai lavori, ma perché per camminare assieme in un percorso di legalità. Grazie, scusate, ma abbiamo sforato dei 20 minuti con cui abbiamo iniziato.